Sono state una trentina le richieste di costituzione di parte civile avanzate nell'udienza preliminare di Aemilia. A chiedere i danni sono principalmente enti o associazioni, mentre sono solo quattro le vittime del clan presenti in aula, 4 su 77 che i PM avevano indicato come offesi. Un dato che la dice lunga sulla pressione e il timore che i grandi aracri incutono sul territorio. La giornalista del Resto del Carlino di Reggio Emilia, Sabrina Pignedoli, è una di quei quattro privati cittadini che ieri in aula si sono costituiti parte civile. Credo che sia un atto doveroso, che segue logicamente la denuncia che ho fatto, soprattutto alla luce di quello che poi è emerso dalle carte e che mi ha fatto capire il contesto in cui è nata questa minaccia nei miei confronti. Le intimidazioni a Sabrina sono arrivate dall'agente di polizia Domenico Mesiano, chiamato l'infedele ispettore e ora accusato di associazione mafiosa. Ho denunciato e le forze dell'ordine mi sono state vicino, i magistrati mi sono stati vicino e quindi posso dire di aver continuato a fare il mio lavoro.